Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 8, capitolo 48, 5 settembre 1908. Parlando col confessore, lui diceva: quanto sarà terribile vedere Dio sdegnato. Tanto vero che nel giorno del giudizio i cattivi diranno: monti, seppelliteci, distruggeteci, affinché non vediamo la faccia di Dio sdegnato. Ed io che dicevo: in Dio non ci può essere sdegno, ma è piuttosto secondo lo stato dell'anima. Se buona, la presenza divina, le sue qualità e i suoi attributi la attirano tutta in Dio, ed essa si consuma per il desiderio di immergersi tutta in Dio. Se cattiva, la sua presenza la schiaccia, la ributta lontano da sé. E l'anima, vedendosi ributtata e non sentendo in sé germe d'amore verso un Dio così santo, così bello ed essa così brutta e cattiva, vorrebbe disfarsi della sua presenza, se possibile anche distruggendosi. Quindi in Dio non c'è mutazione, ma a seconda che noi siamo, così si provano gli effetti. Onde, dopo pensavo tra me: quanti spropositi che ho detto! Perciò, facendo nel giorno la meditazione, Gesù appena è venuto e mi ha detto: figlia mia, sta ben detto, non mi cambio io, ma a seconda che si cambia la creatura, così sente i diversi effetti della mia presenza. Difatti, come può temere che chi mi ama, se si sente scorrere tutto il mio essere nel suo e vi forma nel mio essere
la sua stessa vita? Può temere della mia santità se alla stessa santità essa vi prende parte? Può vergognarsi della mia bellezza se sempre più cerca di abbellirsi per piacere e per assomigliarsi a me? Si sente scorrere nel suo sangue, nelle sue mani, nei suoi piedi, nel suo cuore, nella mente, tutto, tutto l'essere divino, di modo che è cosa sua, tutto suo, e può temere, può vergognarsi di se stessa? Ciò è impossibile. Ah, figlia mia, è il peccato che getta tanto scompiglio nella creatura, fino a volersi distruggere per non sostenere la mia presenza. Nel giorno del giudizio sarà terribile per i cattivi. Non vedendo il loro germe d'amore, anzi odio verso di me, la mia giustizia impone di non farmeli amare, quindi le persone che non si amano non si vogliono tenere vicino e si usano dei mezzi per allontanarle. Io non vorrò tenerli con me, quelli non vorranno stare, ci fuggiremo a vicenda. L'amore solo è quello che unisce e felicita tutto. Capitolo 49, 6 settembre 1908. Continuando il mio solito stato, stavo pensando al mistero della flagellazione. E venendo Gesù e pressandomi la mano alle spalle, nel mio interno sentivo dire: figlia mia, volli che le carni fossero sparse a brandelli ed il mio sangue versato da tutta la mia umanità per riunire tutta l'umanità dispersa. Difatti, col fare che tutto ciò che dalla mia umanità fu strappato, carne, sangue, capelli, nella risurrezione nulla fosse disperso, ma tutto fosse riunito di nuovo nella mia umanità, con ciò io incorporavo tutte le creature in me. Sicché, dopo questo, chi da me va disperso è di ostinata volontà che da me si strappa per andare a perdersi. Capitolo 50, 7 settembre 1908. Trovandomi nel solito mio stato, appena è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: figlia mia, di quante più cose l'anima si priva di qua, altrettante di più ne avrà di là, nel cielo. Sicché, quanto più povero in terra, tanto più ricco in cielo. Quanto più privo di gusti, di piaceri, di divertimenti, di viaggi, di passeggiate in terra, tanti gusti e piaceri prenderà in Dio. Oh, come passeggerà negli spazi dei cieli, specie nei cieli immensurabili degli attributi di Dio. Perché ogni attributo è un cielo, è un paradiso di più, e dei beati, chi vi entra dentro, si può dire come alla punta degli attributi di Dio. Chi cammina nel mezzo, chi più in su ancora, e quando cammina di più gusta, gode, si diverte di più. Sicché chi lascia terra prende cielo, fosse anche in minima cosa. Onde segue chi più disprezzato, più onorato, chi più piccolo, più grande. Chi più sottomesso, a chi più sottomesso più dominio, e così di tutto il resto. Eppure dei mortali, chi è che pensa a privarsi di qualche cosa in terra per averne in cielo eternamente? Quasi nessuno. Sono molto belli, come sempre, questi capitoli e molto formativi, non soltanto di una buona spiritualità, ma anche di una corretta idea, anzitutto di Dio, di una corretta idea di alcune domande, ecco, che molte persone, più che una corretta idea, no, una corretta risposta ad alcune domande che alcune persone o si pongono malamente o provocatoriamente, no? Tipo l'eterna dannazione, che sembrerebbe incompatibile con la bontà di Dio. E qui Gesù, non solo Gesù, ma c'è da apprezzare di nuovo la sapienza chiaramente ispirata di un'anima semplice e priva di studi, con la prima elementare, che ha fatto un
ragionamento che fa invidia ai più grandi teologi, insomma, no? Di grandissima attualità, cioè dicendo delle cose, insomma, che qualcuno per arrivarci, diciamo, a comprenderle correttamente ha dovuto faticare non poco, no? E non solo, c'è anche luce su tutto quello che Gesù ha già fatto per la nostra salvezza, a cui manca solo il tassello e la risposta della volontà che accolga i suoi doni e non li renda vani. E poi le motivazioni soprannaturali, ecco, dei sacrifici e delle privazioni su questa terra, che vanno intese e vanno vissute in un certo modo, sempre, come vedremo, nell'orizzonte dell'amore. Andando con ordine, bisogna seguire, allora, ci sono delle espressioni della Sacra Scrittura anche, che sono evidentemente antropomorfiche, questo veramente c'erano arrivati già i classici, no? San Tommaso d'Aquino, per esempio, il famoso termine ira di Dio. Già San Tommaso d'Aquino scrive nelle sue opere che noi non possiamo pensare che Dio si adiri o si arrabbi. Fa una considerazione molto interessante che poi qui Luisa sviluppa, ma è la percezione delle creature, di alcuni effetti che i mali commessi dalle creature stesse inducono nella giustizia di Dio, che lo fa sembrare ai nostri occhi adirato o arrabbiato. Ma è evidente che Dio, in quanto tale, non è soggetto alla passione dell'ira, no? Ecco, così, lo sdegno divino. Dio si indigna? Dio si sdegna? Qual esempio ci ha anche dato Gesù, insomma, nella sua dolorosa passione? No. Eppure, in qualche modo, queste espressioni esistono, quindi devono avere qualche cosa di vero. Quindi dove va cercata la verità? La verità va cercata nelle condizioni soggettive della creatura. E Gesù non soltanto che ratifica quello che Luisa meditava pensando di aver detto cosa non vero sproloqui, ma lo approfondisce ulteriormente. In Dio non ci può essere sdegno, ma è piuttosto secondo lo stato dell'anima. Cioè, questo si trova in alcuni scrittori accorti, no? Quando un'anima si danna, attenzione, un'anima, si badi anche al termine, no? Si danna, non è che Dio la condanna, è diverso, eh? Ma l'anima si danna. Allora, lo stato di dannazione, dice qualche autore più accorto, è una condizione in cui l'anima stessa, appena si trova davanti a Dio nel cosiddetto giudizio particolare, che anche questo è cosiddetto perché noi dobbiamo chiamarlo per farci un'idea, insomma, no? Ma il giudizio particolare non dobbiamo immaginarlo come un processo, questo l'ho detto in tante catechesi, no? Ma non è altro che una istantanea presa d'atto da parte dell'anima nella luce di Dio, di quella che è stata la sua vita e la sua condizione attuale. Ora, cosa succede? Se si trova in stato di inimicizia radicale con Dio, quindi in stato di peccato mortale, lei non sopporta la vista e la presenza dell'Altissimo, pur sapendo che in se stessa quella presenza, quella vista sarebbe fonte di beatitudine. E quindi da se stessa si precipita nell'inferno, pur sapendo di andare infinitamente a soffrire, ma sarebbe una sofferenza inferiore che presentarsi in quelle condizioni alla vista di Dio.
Io penso che su queste cose bisognerebbe meditare non a lungo, di più. E cosa dice Luisa? Secondo lo stato dell'anima, se è buona, se l'anima è buona, è chiaro che la presenza di Dio, le sue qualità, i suoi attributi la attirano tutta in Dio ed essa si consuma per il desiderio di immergersi tutta in Dio. Ma se è cattiva, la sua presenza la schiaccia, la ributta lontano da sé e l'anima, vedendosi ributtata e non sentendo in sé germe d'amore verso un Dio santo, così bello, vorrebbe disfarsi, vorrebbe distruggersi. Infatti, se l'unica cosa di diverso che l'anima vorrebbe fare, piuttosto che precipitarsi nel fuoco dell'inferno, sarebbe, se fosse possibile, la propria distruzione. Il problema è che la distruzione non è possibile, perché l'essere, una volta che viene creato da Dio, specialmente l'essere spirituale, cioè quello dell'anima, non si può distruggere. Questo fa capire anche la tragedia esistenziale, certamente meritata, ma veramente sconvolgente, che vive Lucifero, che vive Satana. Cioè, Satana non sopporta la presenza, cioè ciò che è immensamente amabile, bello, beatificante per sé, per lo stato in cui quest'angelo perverso si è ridotto, diventa assolutamente insostenibile, insopportabile. Cioè, Satana, per esempio, non sopporta la presenza di Maria Santissima, ma se uno vedesse la Madonna, non sta in condizione di essere un diavolo incarnato, sicuramente, come raccontano tutti. Ma se uno ci pensa alla Madonna, no? Se pensa alla sua bellezza, alla sua dolcezza, alla sua umiltà, alla sua amabilità, ma chi è che non desidererebbe stare con la Madonna? Eppure, per il diavolo, la Madonna è una presenza, come dire, dilaniante, distruggente, da cui scappa lontano un miglio. Ma non perché la Madonna sia brutta o perché metta paura, è che lui si è ridotto così. Ed ecco Gesù che spiega: è il peccato che getta tanto scompiglio nella creatura, fino a volersi distruggere per non sostenere la mia presenza. Ma di questo poi, in fondo, se noi ci pensiamo bene, ne facciamo un pochino di esperienza, o se abbiamo vissuto, come dire, la condizione dei convertiti, no? A livello personale, oppure lo possiamo vedere fuori di noi. Quando una persona vive, tra virgolette, lontana da Dio, mica gli viene voglia di andare a messa, di entrare in chiesa, a fare queste, anzi, disprezza chi fa queste cose e non gli passa neanche per l'anticamera del cervello, sente anzi una certa ripugnanza, una certa avversione, no? Generalmente, d'accordo? E che significa? Andare a messa è la cosa più bella dell'universo, è la cosa più bella di questo mondo. Io tante volte dico alle persone, dico, ci ha fatto un comandamento nostro Signore, ma non ci sarebbe niente da comandare, perché la messa è la cosa più bella di tutto l'universo. Se tu non godi della Santa Messa, non ci vai volentieri, talmente tanto volentieri che non è un obbligo, ma addirittura ci vai anche più spesso di quanto sarebbe, perché comunque lo rimane di precetto. Se non hai interiorizzato queste cose, non è semplicemente la messa il problema, che certamente è un problema, un peccato mortale, eccetera, ma il problema è che tu stai lontano anni luce da Dio, perché se tu ti avvicini al Signore, è chiaro che tu ti avvicini alla messa, no? Ma se uno che ama Gesù pensa che ogni giorno Gesù si immola sull'altare, che lo posso ricevere nella santa, ma se non fosse per fare la comunione, no? Chi è che non andrebbe a messa tutti i giorni se una persona potendo amasse Gesù? E se non ci va, qual è il problema? Il problema è che non lo ama. Il problema è che ama il mondo, che ama il peccato, che ama le, e che ama altro, no? Dice Gesù: figlia mia, sta ben detto, non sono io che cambio, ma è a seconda di come si cambia la creatura, così senti diversi effetti della mia presenza. Quando una creatura è vizio, è odio, è male, è impurità, è chiaro che dinanzi a Dio, che è sommo bene, che è somma purezza, che è sommo amore, come sta? Sta in imbarazzo, sta dinanzi al totalmente altro da sé, quindi fugge. D'accordo? Questo criterio, se noi imparassimo per esempio ad utilizzarlo anche come criterio di discernimento personale delle nostre situazioni, sarebbe molto molto salutare.
E quindi sta bene la presenza di Dio, chi lo ama. Anche quando la, certamente fermo restando i momenti un pochino, cioè a volte il Signore, l'abbiamo detto tante volte, no? Toglie il fervore sensibile e tante altre cose, per cui insomma pregare diventa un pochino faticoso, quindi di questo non bisogna preoccuparsi, no? Però se non si sente una certa attrazione, un certo desiderio, è segno che la nostra volontà sta ancora invischiata in tante cose che con Dio non hanno niente a che fare. Non perché non sia sommamente amabile il Signore, no? Secondo paragrafetto, la flagellazione, questo è un passo che si ricordano le ore della passione, quando cadevano a brandelli le carni, come dire, massacrate, macerate, dilaniate di Gesù dai flagelli uncinati che proprio gli strappavano dei lembi di carne, insomma, dal corpo. Nelle ore della passione c'è proprio scritto che Gesù vedendole vedeva il dolore delle anime separate per sempre da lui. Perché cosa spiega Gesù? È successo questo nella flagellazione, mi sono strappate le carni e queste carni sono simbolo di coloro che si allontanano da me, d'accordo? Umanità dispersa. Però io sono risuscitato. Attenzione, è sottilissimo questo discorso. E quindi il mio corpo è stato ricomposto, quindi quei brandelli di carne sono tutti quanti ricomposti e riuniti nel mio corpo glorificato. Quindi da un punto di vista oggettivo, le anime che si separano da lui sono già state riunificate a lui. Qual è però il problema? Questo si vede, che alcuni non vogliono essere riunificati a lui e godere di questa cosa. Cosa spiega Gesù? Dopo questo, chi da me va disperso è di ostinata volontà che da me si strappa per andare a perdersi. E vedete di nuovo, ancora, come per il paragrafo precedente, non è che Dio è cattivo, o che Dio è un vendicatore, o che è un giustiziere, ma se tu lo vedi così, sei tu che sei cattivo. Non è che Dio condanna nessuno, se tu lo vedi, sei tu che ti metti in queste condizioni. Dietro tutto questo, ovviamente, c'è sempre quella luminosa, stupenda e giusta idea di Dio, perché è biblicamente fondata, che da questi scritti emerge in maniera, oserei dire, schiacciante, cioè che Dio è amore. San Giovanni lo dice due volte nelle sue lettere, lo sentiremo nel tempo di Mirabile di Natale, no? L'amore solo è quello che unisce e felicita tutto. Quindi il problema è che quando una delle parti non è amore, noi siamo sempre noi a non esserlo, questo rapporto salta, ma salta sempre per colpa nostra. Ecco perché io tante volte ho detto e ripetuto che la Chiesa, nella sua infinita sapienza, ogni volta che andiamo a messa ci fa dire mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, perché è sempre colpa nostra, anche se gli uomini spesso fanno a gara nel prendersela col Padre Eterno, nel grossolanamente giudicare con lui colpevole dei propri guai, delle proprie cose, oppure che fa le omissioni, cioè che non interviene a togliere tutti quanti i mali, ma così non è. E infine, le privazioni che noi tutti i santi sappiamo tanti, cioè, allora, non lo sappiamo, i santi hanno vissuto tante privazioni. Privazione di cosa? Attenzione, di bene e di piaceri sensibili. Allora, quando uno affronta questo argomento, gli si fa il mondo nero generalmente, no? Nel senso dice: oh, che brutto, se mi avvicino al Signore, non posso divertirmi più, non posso prendermi una soddisfazione, non posso. Allora, figliolo mio caro, quello che dice, se si tratta di un divertimento lecito, di un piacere lecito, di una passeggiata, di un viaggio che tu puoi fare, ma fallo pure, d'accordo? Non è peccato, d'accordo? Quando si tratta di cose lecite. Solo che c'è un, anche qui c'è l'orizzonte dell'amore, no? Allora, tu potresti dire a Gesù: bene, io non mi faccio sta passeggiata, ma perché? Perché primo preferisco stare in tua presenza, d'accordo? Offrirti questo pegno d'amore. Secondo, perché io credo che ci stanno le celesti praterie in paradiso, e altro che passeggiate.
E quindi adesso rinuncio a farmi una passeggiata che mi piacerebbe tanto, ecco, ma non perché sono masochista o perché penso che tu voglia che io mi privi di qualche cosa di bello, quasi se tu ne godessi, d'accordo? Ma perché preferisco, come dire, risparmiare, diciamo così, e godere di più dopo. Qui c'è un principio che è ovvio che sia così, no? Ma Gesù questo l'ha detto nel Vangelo: gli ultimi saranno i primi saranno gli ultimi, quelli che saranno disprezzati, calunniati, perseguitati. Cosa dice Gesù? Rallegratevi e esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Dice: noi abbiamo lasciato tutto, riceverete 100 volte tanto e la vita eterna. Siederete in trono con me a giudicare le 12 tribù di Israele. Sono tutte cose che Gesù ha detto nel Vangelo. Allora è chiaro che dentro la vita nella divina volontà entra chiaramente l'orizzonte dell'eternità. Non siamo fatti solo per questa vita. È chiaro che se il mio orizzonte è ristretto e limitato, tutte le cose belle, possibili e immaginabili di questo mondo cerco di prenderle perché? Perché non credo che esista altro. Ma se io credo che questo altro esiste, ed è un fatto molto reale, e per ovvie ragioni di giustizia, d'accordo? Immaginiamo che fossimo noi, no? Quindi immaginiamo una persona, come dire, che con noi è brava, è cordiale, è affabile, è simpatica, no? Ma con noi dei rapporti, come dire, appunto, formali, per carità, correttissimi, cordialissimi, intrisi di rispetto, di carità, eccetera, eccetera, no? Immaginiamo invece una persona, un amico fedele, o un tempo, insomma, c'erano queste figure, no? Un servitore fedele, no? Fedelissimo. Ma è chiaro che nei confronti di un amico fedele, io sarò, come dire, ben disposto. È quasi obbligato in un certo senso, no, a ricambiare la sua bontà, la sua fedeltà, così come nei confronti, tra virgolette, quando ancora c'erano queste figure, adesso non saprei come semplificarlo nel contesto sociale attuale, no, dei cosiddetti servitori, come dire, personali. Chiaro che se quello è fedele e devoto, ma io è evidente che lo dovrò in qualche modo ricambiare, ricompensare, no, adeguatamente. Questo qualunque essere umano che entri in se stesso avverte questo senso di profonda giustizia, no? Cioè, ma lo avvertiamo pure noi quando facciamo qualcosa di buono o di gradevole verso il prossimo, e questo manco ci dice grazie, dice: ma guarda un po', questo manco detto grazie. È chiaro, no? Cioè, certo che noi cristianamente dobbiamo fare del bene, come dice Gesù, senza aspettarci nulla in contraccambio, ma questo Gesù lo dice per insegnarci ad agire in maniera soprannaturale, no? Però anche se noi non vogliamo nulla in contraccambio, è sacrosanto che quando si fa qualcosa di bene c'è un obbligo proprio di giustizia di essere quantomeno grati, no? È diverso che poi la persona che l'ha fatto lo fa con spirito, ecco, di donazione senza nulla pretendere e senza neanche farci caso se non viene ricambiato, no? Questo è proprio del santo, però. Ecco. Quindi bisogna pensarci. Un cioccolatino che io dico: Gesù, te lo mangi tu adesso, io non me lo mangio, non soltanto per fare una penitenza riparatrice, espiatrice o per chiederti la conversione di qualcuno, ma semplicemente perché sei più buono tu del cioccolatino. Quindi te lo mangi tu adesso e io preferisco il paradiso, diceva San Filippo Neri, no? Del resto, no, quando Gesù spiega nel Vangelo il senso del digiuno, che dice vino nuovo in odri nuovi, quindi quando parla di questa cosa, cioè il digiuno anticamente è stato sempre praticato come un atto ascetico, atto di rinuncia, atto per impetrare grazia, atto per espiare, eccetera, eccetera. Ma Gesù che cosa dice lì? Dice: no, 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 questi adesso non digiunano perché lo sposo è con loro, ma quando lo sposo sarà tolto, digiuneranno. Allora che cos'è il vestito nuovo? E il vino nuovo in odri nuovi, cioè è il senso nuovo del digiuno, che è tipicamente cristiano.
Cioè, tu che sei il mio sposo, tu che sei l'amore dell'anima mia, io adesso non te vedo. Cioè, certo che Gesù è sempre con noi, certo che lo viviamo nel cuore, ma certo che lo troviamo nell'Eucaristia, ma sono tutte presenze velate, misteriose di Gesù, non sono immediatamente letificanti, no? Siccome tu non ci stai, è tanto il mio desiderio di te, che ti offro questa cosa. Come espressione del mio stato di lutto per la tua mancanza è che non vedo l'ora di poterti rivedere. Questo è il quid di nuovo del digiuno fatto dai discepoli da Gesù, che ovviamente non toglie le finalità precedenti, ma vi aggiunge qualcosa che prima il digiuno non ci aveva. Capite? Ed ecco perché Gesù, gli evangelisti situano questo discorso di Gesù sul digiuno provocato dai farisei. Ah, perché non digiunano come fanno tutti gli altri, dicono i farisei. Dicono, non ti preoccupare, io non sono venuto a dire che non si deve digiunare, anzi, ma a dire che si deve digiunare a tempo, luogo opportuno e con uno stile, un senso, un fine e un modo nuovo che si comprende nell'orizzonte dell'amore. Io concludo insomma dicendo che personalmente ho tratto molto molto giovamento dalla riflessione di questi scritti, che ripeto non dicono nulla di nuovo, cioè tutte queste cose secondo le medita sono già contenute nel Vangelo, no? Però le evidenziano in maniera molto forte, ci vanno dentro e contribuiscono come dire non poco a rimuovere ogni residuo di idee distorte, insomma, o anche minimamente o anche in buona fede alterate di quello che è Dio e l'ordine da Lui stabilito. E chiaramente questo avviene non senza conseguenze, a mio avviso, molto molto salutari per la vita interiore dell'anima e in generale per la vita di santificazione dell'anima. Ecco perché è tempo ben speso, a mio avviso, molto ben speso. Farne appunto, come facciamo quotidianamente, oggetto di attenta meditazione. Bene, Santa Vergine Maria, tu sai bene tutte queste cose perché anche la tua immensa felicità, anche terrena, deriva proprio dal fatto che in te c'erano tutte quante le migliori disposizioni per conoscere ed accogliere Dio in tutta quanta la sua divina bellezza, in tutti i suoi vortici di amore. Non c'era nulla in te che alterasse, come in noi purtroppo, questa percezione, oltre che questa conoscenza. Ecco, aiutaci a camminare sempre di più verso la santità, perché quanto più questa si consolida in noi, e tanto più le cose che mano a mano andiamo comprendendo, meditando e appunto teorizzando, anzitutto nell'intelletto, diventeranno poi realtà di vita, radicate non soltanto nel nostro cuore, ma anche in quello che è la nostra vita di fede interiore. Cose che daranno il più grande suggello, diciamo così, il più grande supporto a questo che andiamo comprendendo, perché diventeranno carne della nostra carne e vita della nostra vita. E quindi con il supporto di tale esperienza vissuta, come dire, ancor più soggettivamente inattaccabili, ecco, oltre che
oggettivamente verissime ed evidenti, come abbiamo meditato, e come l'autentica spiritualità e dottrina della Chiesa ha sempre insegnato. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.